Alcamondo Blog vi mostra il presepe realizzato dal giovane alcamese Antonino Tempesta. Il filmato che vediamo è più lungo rispetto ai precedenti per consentire al suo realizzatore di raccontare la sua grande passione per questo tipo di attività manuale. Buongiorno, mi chiamo Antonio Tempesta, ho 23 anni. Sin da piccolo il mio periodo preferito dell'anno è il Natale, poiché si può stare riuniti con la famiglia e perché mi lascio travolgere dalla mia grande passione, costruire presepe, realizzare presepe. Pur essendo piccolino, tanti anni fa mi cimentai nella realizzazione di piccoli presepini, poche capanne, pochi pastori, montagne fatte di carta e poi man mano che acquisivo le capacità, iniziai a cambiare la carta delle montagne con il sughero, e mettere più pastori, impostare le capanne diversamente rispetto a prima e quindi creare diversi scenari, diversi contesti. E grazie al mio lavoro con noleggio imbarcazioni, 2 anni fa ho conosciuto una persona che ormai è divenuto un amico, che è un super appassionato di borghi, tipo napoletani. Fu così che ci scambiamo i numeri e abbiamo confrontato i presepi. Io quando vidi quelli suoi, che erano delle vere e proprie opere d'arte, mi innamorai e decisi che fu quello il momento in cui dovevo cambiare, dare un aspetto diverso al mio presepe. Grazie anche a questo mio amico che mi insegnò tutte le tecniche di pittura, di intaglio, le diverse impostazioni degli scenari, come impostare, come costruire le case, come costruire le bancarelle, i tavolini, le credenze, i piatti, la frutta, la realizzazione della frutta tutta con la terracotta. Riuscii a portare quest'anno a fine questo mio presepe. Da solo mi cimentai dopo aver finito di costruire tutta la parte, diciamo, di case e tutto lo scenario, mi cimentai alla realizzazione dell'impianto elettrico con l'alternanza di giorno e notte, alba, tramonto e le luci per le case. E diciamo che è tutto fatto a mano, non c'è niente, all'infuori dei pastori poi è tutto fatto a mano, non c'è niente di acquistato, tutto fatto manualmente. E fu proprio allora che il mio sogno diventò una realtà, perché ancora tutt'oggi ogni volta che mi soffermo a guardarlo e mi soddisfo del lavoro che ho fatto, che ho ottenuto, perché il momento più bello è stato quando ho attaccato la spina e ho visto il presepe tutto illuminato con le diverse scene. È stato veramente uno shock anche per me stesso. Mi sono veramente emozionato. Antonino ci spiega adesso quali sono i materiali utilizzati per realizzare questo presepe. Materiale principale per la realizzazione di questo presepe, di questo borgo, sono il legno, il sughero e il polistirene. Il polistirene va tutto intagliato e assemblato per la realizzazione delle case, dei muri, dei mattoncini, del terreno e così via. Il sughero che serve per la realizzazione delle montagne, di qualche gradino per le scale, dei muri e per altro ancora. Il legno invece per la realizzazione delle porte, delle bancarelle per la frutta, delle casse per la frutta, per le strutture delle case e poi per tutto quello che si può realizzare. E poi c'è anche il gesso, però non è un materiale principale, in quanto serve soltanto per dare un effetto più rustico alle case. E poi ci vuole tanta, tanta, tanta pazienza.